Buongiorno. Nel contributo di quest'oggi parleremo di uno dei più grandi scrittori della letteratura romena del Novecento. Parleremo infatti di Mihail Sadovenu e del suo romanzo intitolato L'Osteria di Ancuzze. Parleremo, come abbiamo visto, di un autore che forse qui in Italia è quasi completamente sconosciuto, o comunque poco noto purtroppo, per quanto rimanga per molto tempo sia stato considerato e continua ad esserlo uno dei più grandi rappresentanti della letteratura del suo paese, della Romania. Non soltanto anche per la sua capacità straordinaria di raccontare in tutti i suoi romanzi, io ne possiedo due perché non è che ci sia rimasto, non è che sia facilmente reperibile purtroppo. Uno ovviamente è questo, L'Osteria di Ancuzza, e l'altro è La Scure. Infatti nell'edizione che ho io, che venne pubblicata tra l'altro dalla Mondadori addirittura nel giugno del 1944, c'era ancora la vecchia collana, quella che forse è quella dei grandi narratori di ogni paese, forse qualcuno se la ricorderà, ci sono ancora oggi, sono queste edizioni si trovano magari in qualche libreria di antiquariato o magari presso qualche mercatino per chi ha fortuna, ma in questa mia edizione ci sono tutti e due i romanzi, infatti L'Osteria di Ancuzza che è il primo e successivamente ovviamente quest'altro che si intitola La Scure. La Scure, tra l'altro, venne pubblicato nel romanzo che lui scrisse nel 1930, mentre L'Osteria di Ancuzza è del 1928. È tratto, come sappiamo, almeno per quei pochi che forse lo sapranno, da un racconto popolare della tradizione romena. Intanto Sadoveno, possiamo dire velocemente, era nato in Romania nel 1880, in questa piccola cittadina che si chiamava Pascani, che in realtà oggi si trova neanche, non è più. All'epoca si trovava nella regione della Moldavia, oggi chiaramente fa parte dello Stato della Romania. Proveniva da una famiglia ovviamente benestante, una famiglia abbastanza, diciamo così, di persone colte. Dedicherà quasi gran parte della sua attività letteraria a quelle che sono sempre state però le origini, le tradizioni del popolo romeno. Quindi tra le tradizioni orali, a chiaramente i racconti anche fantastici che come sappiamo dominano tutta questa grande tradizione di questa letteratura, soprattutto quella romena, molto più di quella ungherese che come abbiamo visto cercava anche di ampliarsi e di aprirsi molto di più anche a quelle che erano le istanze europee. Questa letteratura in realtà può somigliare, se vogliamo fare un corrispettivo, la letteratura ovviamente di Sadoveno può ricordare, diciamo così, anche lo stile chiaramente del naturalismo francese che era molto in voga, come sappiamo, alla fine dell'Ottocento, ma anche una specie di realismo che troveremo ad esempio in Verga, noi, se vogliamo fare un corrispettivo italiano, per quanto ovviamente si distacchi molto la bellezza anche di tutti questi grandi autori, come cerchiamo spesso di far intravedere, di mostrare modestamente in questi nostri contributi, sta anche nel fatto della grande varietà di come le diverse letterature di tutto il mondo, che si tratti ovviamente di letterature europee e non solo, i diversi autori di tutte queste grandi letterature, ciascuna con le proprie tradizioni, con le proprie caratteristiche, e quindi anche andarle a leggere, a studiare, a scoprire, si conoscono anche delle realtà, dei mondi che sono molto diversi, ma che poi troviamo anche dei corrispettivi con il nostro. Purtroppo noi nella letteratura tutto questo non lo abbiamo mai voluto portare avanti, perché ci siamo sei la nostra, come diceva giustamente Pasolini, è purtroppo una letteratura borghese, tendenzialmente la letteratura anche dei radical chic, di quelli che vogliono leggere soltanto o l'autore conosciuto, o magari l'autore, quello che tutti citano, che va di moda. E invece, leggendo le diverse letterature, chiaramente i massimi rappresentanti, qui Sadoveno è uno dei più grandi, ovviamente, del suo paese, si riesce anche, come abbiamo detto, a capire e a scoprire meglio anche le diversità, le tradizioni, le culture di ciascun paese, di ciascun popolo, ovviamente, quello che è sempre stato d'altronde uno dei tanti innumerevoli scopi della grande cultura. Parlando ovviamente di questo romanzo, dell'Osteria di Alcuzza, inutile adesso stare a raccontare qui la biografia di Sadumeno, che è abbastanza marginale, lui, come ho detto, scriverà quasi tutta la sua vita, ovviamente, romanzi, per tutta. Verrà anche, diciamo così, considerato sin da subito come uno dei grandi scrittori del suo paese. Tra l'altro, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lui entrerà a far parte del Partito Comunista Romeno. Vedrà, diciamo, di buon occhio, chiaramente dopo l'occupazione nazista di quelle zone,
l'arrivo sovietico, per quanto poi successivamente si distaccherà molto anche dal realismo socialista, per quanto poi in realtà i protagonisti dei suoi testi sono sempre poi personaggi comuni, persone del popolo, contadini, come abbiamo detto, muratori, anche la classica vitalità anche popolare, questo soprattutto nel secondo racconto, nella Scure, quello del 30, per quanto questi elementi erano già molto presenti nella sua letteratura. E rimarrà comunque per tutta la sua vita molto vicino a questo modello, a questo realismo. Infatti, è proprio per questo che per quasi tutto il Novecento lui godrà di una grande popolarità che purtroppo rimarrà sempre in qualche modo racchiusa all'interno del suo paese. Come detto, tra l'altro, Sadoveno morirà nel 1961. Parlando adesso velocemente di questo romanzo, dell'Osteria di Ancuzza, che venne scritto nel 28, che a mio parere rimane il suo capolavoro, non ho avuto modo di leggerne altri, a parte questo e La Scure, e devo dire che il primo è sicuramente, ha degli elementi più interessanti, forse. È tutta una storia, diciamo, di questi personaggi che si ritrovano all'interno di questa osteria, l'osteria appunto di questa Ancuzza, che è il nome di questa donna, che è appunto la proprietaria di questa osteria. Cominciano a raccontarsi diverse storie e quindi ogni personaggio che entra, questo è un tipico un topos che la letteratura ovviamente non solo del Novecento ma anche chiaramente di tutte le epoche ha sempre utilizzato, in fondo possiamo farlo risalire addirittura alle Mille e una Notte, diversi racconti che vengono raccontati però in questo caso narrati da diversi personaggi, quindi il classico ubriaco che sta lì, gioca la partita e comincia a raccontare la sua storia e non si capisce neanche se sta dicendo la verità o meno. Poi arriva, non lo so, il contadino che ha appena finito di zappare il suo orto, che decide anche lui di fermarsi lì a bere un bicchiere e comincia a raccontare anche lui la storia della sua famiglia o di come suo padre aveva avuto la terra e comincia quindi anche lì, attraverso tutte queste vicende. Persone chiaramente di estrazione popolare, vengono raccontati questi. Sadoveno ci accompagna attraverso questi quasi dei mosaici, mi piacerebbe definirli, quasi dei labirinti attraverso cui il lettore riesce anche a girare una pagina e ci si apre davanti un mondo. E giriamo un'altra, è un mondo ancora diverso. Sta letteratura anche così, che è tipica, come abbiamo visto, dei popoli orali, chiaramente dei paesi dell'est, ma anche di molte altre tradizioni, che vive anche dell'incontro. Quindi l'osteria di Ancuzza diventa anche in qualche modo questo luogo dove poi questa donna, che diciamo fa un po' la matrona del luogo, decide di ospitare, decide di dar banchetto e di far parlare lì questi signori, come se fossero un po' dei salotti in realtà. È quello che in qualche modo Sadoveno ci vuole anche illustrare in questo romanzo, è il fatto che i veri salotti non erano soltanto quelli aristocratici, come possiamo intenderli, dove appunto andavano gli intellettuali e parlavano anche di cultura, ovviamente di quella cultura borghese, anche di un certo livello, ma erano anche appunto questi luoghi, come erano le osterie di una volta, come potevano essere anche la piazza del paese, o poteva essere anche durante una festa, diciamo così, popolare, dove la gente si riuniva e si raccontavano le storie, chiaramente. E chiaramente ogni personaggio racconta la sua storia. Non sappiamo mai, ovviamente, fino in fondo quale sia la realtà, se è tutta un'invenzione di uno dei personaggi o se c'è anche qualche cosa di vero. E Sadoveno, con questa grande abilità, ovviamente, dello scrittore che deve sapere anche raccontare, dar voce non soltanto a quelle che sono, come sappiamo, le sue grandi le aspirazioni, ovviamente, a cui lui, quelle che sono anche le sue idee, ma dar voce soprattutto anche a quelli che sono gli abitanti della sua terra, quelle persone che non hanno voce generalmente, che vengono sempre messe lì all'angolo, che purtroppo anche la letteratura europea per molto tempo ha cercato di retrocedere, perché purtroppo noi, soprattutto se pensiamo che negli anni 20, parliamo ovviamente adesso dell'Europa, era l'epoca della ricerca, ovviamente, no? Di Proust, di quei romanzi straordinari, della grande Joyce, insomma, tutta quella letteratura che chiaramente era molto lontana da quelli che erano ovviamente anche il popolo, non se ne parlava quasi più. Il popolo ormai apparteneva, anche perché non esisteva più il popolo come potevamo intendere, come poteva essere inteso in Romania. Il popolo ancora negli anni 20 in Romania esisteva, l'Europa cominciava ad industrializzarsi e nasceva la società di massa che tutti conosciamo, e quindi i racconti anche popolari tendevano a scomparire. E in questo testo, che come abbiamo visto fu scritto nel 1928, Sadoveno rievoca in qualche modo un'eredità che è quella,
che già trovavamo ovviamente nell'Ottocento, pensiamo anche nella grande tradizione russa, che possiamo ritrovare anche ancora prima, andando intorno, per esempio, addirittura in Italia abbiamo avuto tutte le grandi novelle, se pensiamo anche del Decameron, in fondo del Boccaccio, dove attraverso anche lì diversi quadri vengono raccontate diverse vicende, addirittura anche nella tradizione ovviamente napoletana. Pensiamo, non lo so, a Lucuntu dei Conti, il racconto dei racconti di Giambattista Basile, dove anche lì si raccontano tutte queste vicende, queste leggende, in realtà ovviamente di una letteratura in quel caso molto fantastica, che oscilla sempre tra realtà e immaginazione, e anche lì per raccontare ovviamente la storia del popolo napoletano. Nell'Osteria di Ancuzza, in qualche modo, Saduveno, parlando ovviamente del suo paese, della Romania, sta riecheggiando in qualche modo anche una tipica caratteristica che era presente in gran parte della letteratura europea, almeno fino a qualche secolo fa. Quindi da una descrizione molto particolare, anche nei dettagli, entrando a raccontare, per quanto poi tra l'altro ci sia anche una grande introspezione psicologica, cosa non molto comune, se pensiamo comunque che sono ancora, che si rifà sempre ad una realtà popolare, a dei racconti, come abbiamo detto, raccontati, narrati da persone semplici. Ma nello stesso tempo è anche interessante perché questo elemento, come abbiamo visto, realista, questo elemento realistico si va anche a mescolare con un elemento fantastico, quindi ci sono anche ovviamente le leggende, quei tipici racconti anche ricchi di spunti fantastici che animavano chiaramente anche le tradizioni popolari. In questo l'osteria diventa un po' come se fosse il centro del mondo, in questo piccolo microcosmo, in questo villaggio ovviamente, vengono ripercorse anche le diverse vicende di tutti questi personaggi che ci si stampano a mente. La lettura risulta sempre avvincente proprio per il fatto che questi nostri personaggi che ci vengono qui raccontati non ce li dimentichiamo più. E alla fine, quando si conclude, noi abbiamo quasi la voglia di continuare ad ascoltare altre storie, di ascoltarne altre. E in questo Saduveno è stato sicuramente uno dei più grandi maestri, almeno del suo paese, del Novecento, della letteratura, a saper, come abbiamo detto poc'anzi, a dar voce non soltanto a quelle voci che per molto tempo, che nel Novecento furono in qualche modo messe anche volutamente quasi snobbate, o comunque raccontate sempre attraverso un'ottica ideologica, politica, quasi per strumentalizzare il popolo, come avveniva purtroppo sotto tanti aspetti, ma anche lì si parlava dell'operaio per esaltare, ovviamente per fare una critica della società borghese o di quello che fosse. Ma in realtà qui Sadoveno sta ripercorrendo, sta dando voce anche a tutta quella grande tradizione del suo paese, del suo popolo, di un popolo che è sempre vissuto anche non soltanto di quella terra di contadini, di pastori, di mugnai, di agricoltori, che però ha sempre saputo crearsi anche la sua cultura, una cultura fatta, come abbiamo visto, di grandi racconti, nel piacere anche di stare lì tra persone, tra esseri umani, a raccontare, a parlare, a inventare storie, a immaginarsi la vita, a immaginarsi come potrebbe essere anche la vita, quindi a sognare. Infatti, forse i più grandi poeti, il nostro Saduveno in qualche modo cerca anche di mostrarci, sono forse proprio quelle persone semplici, pure genuine, potremmo dire così, che vivono anche la vita senza aspirare a grosse mete. Il vero scrittore è sempre quello che scrive per l'interesse di dare agli altri, non per arricchire se stesso o per avere delle celebrazioni. Quello è soltanto un ciarlatano che si comporta in quel modo. E Saduveno, infatti, si nasconde anche dietro questi suoi personaggi, li riesce perfettamente a dare libero sfogo a ciascuno di loro, e anche con la loro simpatia, con quel loro tipico atteggiamento goliardico che troviamo anche nei popoli slavi, come abbiamo detto, nel dire le cose in maniera sempre molto diretta, nel voler parlare con grande umanità, con grande schiettezza, io aggiungerei anche per un popolo che ha sempre sofferto, che è sempre stato in qualche modo bastonato a destra e a manca dalla storia, in particolare nel Novecento, pensare che tutta quella tradizione di contadini, di pastori, di gente che aveva una cultura accumulata nel corso dei millenni, attraverso, come abbiamo visto, i racconti, i proverbi, gli aneddoti, eccetera, le leggende, tutto questo poi nel Novecento verrà completamente spazzato via.
sia per l'avvento ovviamente poi del fascismo, del nazismo in quelle zone, poi con l'invasione soprattutto tedesca e poi successivamente con l'avvento del comunismo, attraverso tutte le ideologie che hanno completamente resettato l'essere umano, trasformandolo in quello che purtroppo abbiamo visto oggi, in un esercito di schiavi dove tutti la devono pensare allo stesso modo. Ed è interessante proprio a far vedere questa grande differenza, questa grande varietà, questa vitalità estrema che si manifesta in tutto quello che viene raccontato. Ed è probabile, tra l'altro, che lo stesso Sadoveno, come infatti poi lui stesso dirà nella sua biografia, amava molto andare quando era bambino, quando il padre, anche il nonno, lo portava, accompagnava suo nonno, magari lì all'osteria, che prendevano il vino, prendevano quello che era, ascoltare i racconti di questi anziani, di questi signori, che a volte capita anche in Italia di trovarli, no? A me capita quando uno va in giro, soprattutto in certe zone, questi signori che stanno fuori lì al bar e chiacchierano e stanno lì le ore intere. Io rimango lì quasi incantato a vedere ancora quell'umanità che oggi sta scomparendo, dato che tutti sono sempre più nevrotici, impelagati a correre a destra e a manca, a strillare verso gli altri, ha quasi completamente sottratto l'essere umano da ogni forma di anche contatto spirituale nei riguardi dell'altro. Quando noi guardiamo soprattutto nei paesi del sud, a volte non solo, quei signori che si mettono lì a raccontare, a vedere tutto quello che hanno visto, non soltanto nella loro vita, ma anche i racconti che hanno, di vicende che hanno sentito. E quindi è da lì si mette in moto quella che poi è sempre stata la grande letteratura. In fondo la stessa Odissea non è altro che un continuo racconto infinito, una continua peregrinazione attraverso tutte queste diverse vicende, di tutte queste vite che si vanno a mescolare, dove troviamo il più grande, anche il principe, e anche il più povero, o il più l'imperatore e il ladro, e tutte queste vicende di questi destini così contrapposti, poi alla fine sono sempre in qualche modo accomunati da quella varietà che in fondo è semplicemente l'umana vicenda. Ed è per questo che l'Osteria di Alcuzza io credo che rimanga indubbiamente tra i romanzi più belli della letteratura rumena del Novecento, un romanzo da scoprire ovviamente per chi ama la letteratura non soltanto italiana e europea, ma anche dell'Europa orientale e di altri paesi. La grande letteratura, quando è vera letteratura, è meritevole di qualunque, di qualsiasi autore si stia parlando ovviamente, ed è anche uno degli scopi di cui io perché mi sono sempre proposto di fare, onestamente, in questo canale, è quello di parlare soprattutto di grandi autori oggi quasi completamente dimenticati o comunque poco conosciuti qui in Italia, portarli anche al pubblico, diciamo, mostrare anche al pubblico italiano, per quei pochi ovviamente che ascoltano questi contributi, i grandi tesori che esistono, che sono esistiti e che ancora ci sono, e che in un modo o nell'altro sta soltanto a noi andare a riscoprire. Grazie.